Una tenera cucciola di appena 3 mesi, è una singolare storia da raccontare, un cagnolino preso su subito da Claudia Zurlini. Io ho visto questo annuncio della cucciola giorno 29 su subito.it e mi ha fatto tenerezza e siccome io mi occupo di piccole taglie ho telefonato a questo signore e ci siamo messi in contatto per adottare la piccola. Giorno 30 mattina ci siamo visti e mi ha portato la cucciola in anagrafe e abbiamo fatto il passaggio di proprietà. Poi guardando nel libretto del microchip io ho visto che la cucciola era stata adottata il 25 di gennaio, già il giorno 30 era con me. Adottata da dove? Adottata dal canile municipale, quindi l'hanno tenuta solo per 4 giorni. Volevo aggiungere che mi è stato detto da Dario, il ragazzo che me l'ha restituita, me l'ha affidata, che lui era ritornato in canile. Ma non hanno accettato la restituzione del cane. E lui poi l'ha affidata a me, anche se lui non mi conosceva. Io ho solo risposto a un suo annuncio. Lui, senza farmi nessun tipo di domanda, mi ha consegnato il cane l'indomani mattina. A proposito dell'adozione di Miranda, questa cucciola, Alessandra Musso, presidente Lida Palermo, è una considerazione. Sì, allora, premetto che non eravamo al corrente di questa adozione. Eravate come associazione animalista. Sì, nel senso che noi arriviamo in canile e da un po' di tempo troviamo cani già adottati a nostra insaputa. E Non è un obbligo che il comune vi debba, diciamo, comunicare il fatto che stiano facendo adottare i cani. No, anche se l'associazione ADA ha firmato un protocollo di volontariato e si parla anche di controllo delle adozioni. Perché? Perché purtroppo dietro l'adozione ci sono una serie di accorgimenti da prendere per evitare che poi succeda questo, quindi un cucciolo non più voluto dopo pochi giorni. E non si tratta sempre di persone malintenzionate, magari leggere nella scelta. A proposito di questo, forse per le adozioni allora servirebbe qualche accortezza in più da parte, diciamo, prima di affidare un cagnolino. Assolutamente è quello che noi cerchiamo di far capire da tempo, il supporto e la collaborazione con le associazioni animaliste locali è fondamentale. Noi non siamo i tecnici in materia di diritti animali o di tutto quello che compete al canile municipale, ci mancherebbe, però siamo forse quelli, tra virgolette, più preparati sia per quanto riguarda proprio l'adozione che la conoscenza dei cani del canile, quindi possiamo sicuramente indirizzare una persona a prendere un cane piuttosto che un altro o a scoraggiarlo nel momento in cui non troviamo una persona che ha realmente contezza di quello che significa adottare un cane e accudirlo per tutta la vita.